Ciao ragazze, ciao ragazzi, è finalmente arrivato il momento, come ogni anno, in cui vi faccio vedere i miei auto regali di Natale. Anche quest'anno sono molto, come dire, molto succulenti. Ci sono tantissime cosine, luxury, tra cui Chanel, Louis Vuitton, insomma, adesso ovviamente vi faccio vedere tutto. Iniziamo, ho anche qualche regalo, non solo autoregali, ci sono un paio di regalini che voglio inserire perché volevo farveli vedere, che secondo me vi piaceranno. Primo autoregalo è questa, è l'agenda del Piccolo Principe. Ero alla ricerca di un'agenda che avesse anche tutti gli orari della giornata e che avesse abbastanza spazio, perché l'agenda che avevo l'anno scorso era piccolina ed ero, non lo so, vedere le cose. I piani per la giornata scritti bene e distaccati l'uno dall'altro mi fanno meno caos rispetto invece ad un'agenda più grande con gli orari, in modo che io possa appunto anche pre-organizzare la giornata a seconda appunto degli orari, e quindi cercavo un'agenda grande che avesse tutte le ore, e questa mi è piaciuta subito appunto perché c'è il Piccolo Principe, che ha un significato particolare per me anche perché è il primo libro, penso, che mia mamma mi abbia letto, anzi il primo libro che io ho letto assieme a mia mamma. Quando ero abbastanza grande da leggere, abbiamo letto assieme Il Piccolo Principe, e quindi è un libro che mi sta molto a cuore, che mi piace moltissimo. Se c'è ancora una persona forse al mondo che non l'ha letto, consiglio di leggerlo perché è per bambini, ma ha un significato molto profondo, e fa bene leggerlo anche agli adulti. L'unica cosa, non mi sono resa conto che è anche 2020, cioè ovviamente l'ho ordinato su internet, non l'ho comprato in negozio perché qui è tutto tutto chiuso, siamo più o meno in lockdown, come vi dicevo, senza restrizioni sulla persona, multe o autocertificazioni, però è tutto tutto chiuso, e quindi l'ho ordinato su internet, e poi mi sono resa conto che non c'è solo il 2021 ma c'era anche il 2020, quindi è agenda 2020-2021, e io sto praticamente iniziando da metà a utilizzarla, però chi se ne frega, sono molto contenta dell'acquisto. Ovviamente ho già iniziato ad utilizzarla, a pianificare tutte le cosine di lavoro e non, e mi sta piacendo, è molto comoda. Poi arriviamo, questo invece è un regalo che mi è stato fatto, e sono due cosine, volevo farvele vedere perché secondo me è importante supportare i piccoli business italiani, e questa è una ragazza di Trieste che io conosco personalmente e che fa delle cosine molto molto carine, quindi volevo darle un pochino di spazio. Si chiama Il Nido della Gazza, se la cercate su Google, Il Nido della Gazza Trieste la trovate, e mi ha regalato queste due cosine che mi ha fatto scegliere in realtà, quindi vi faccio vedere. Anche i pacchettini sono molto molto belli, molto curati, e all'interno, eccoli qua, ci sono i nostri pacchettini, i nostri sacchettini, e devo ancora aprire questo in realtà. Altro pacchettino, c'è un'altra cosina inaspettata, in realtà questo non me l'aspettavo perché avevo scelto queste due cosine, ma anche questo è molto bello, mi ha scritto My Angel, grazie di cuore Raffaella, sono appunto tutte cosine fatte a mano, e questo è un charm, come si chiama, con un piccolo moschettone, un piccolo ciondolino, con appunto questo angioletto fatto con la perlina. È molto molto bello, e voglio metterlo sulle chiavi di casa nuova questo. E poi ci sono invece due gioielli. Nel primo pacchettino c'è questo bracciale che mi è piaciuto molto perché è molto molto semplice ma comunque elegante, e ci sono questi cuoricini rose gold e argento. E poi c'è in quest'altro pacchettino, è stata molto molto carina, ho apprezzato tantissimo. Ci sono invece questi orecchini in rose gold con i ciondolini, sempre con i cuoricini, ma qui ci sono anche le stelline. So che è un brand che vi piace moltissimo, come al solito io tengo anche la carta dei regali, ragazzi. Non buttatemi via la carta dei regali perché per me è bellissimo poi tenerla, ok? E questo è un libro tutto tutto rosa, ragazzi, cioè queste cose sembrano questo brand, è come se io le avessi inventato, perché ci sono tutte, ovviamente non c'entro niente, però ci sono tutte cose che io stessa avrei, cioè non avrei potuto creare meglio, non so come spiegarla questa cosa. E questo è un libro di ricette, ragazzi, si chiama appunto Delicious Pink, tutte rosa, ci sono letteralmente solo ricette per cosine
rosa, dolci, biscotti, tutto appunto sulle tonalità del rosa. Proseguiamo, ragazzi. Allora, non so bene cosa farvi vedere proprio, vado un po' a caso, ok? Lascerò solo l'acquisto più grosso alla fine. In realtà c'è un'altra cosina che mi sono autoregalata di Tiffany & Co, ma ci sta mettendo un pochino ad arrivare per i ritardi con le spedizioni. La boutique qui è chiusa, quindi ho dovuto fare tutto ordine online tramite telefono eccetera, quindi sto aspettando quella cosina, ve la farò vedere magari in un vlog o su Instagram. Qua sotto trovate il link ad Instagram, non la inserisco in questo video anche se appunto fa parte dei miei regali di Natale, ma la vedrete più avanti. Intanto c'è un'altra cosina che, come potete vedere, è di Chanel, e questa è una di quelle cose che ho sempre voluto prendere e non so perché non l'ho mai presa, perché mi sembrava un po' uno spreco, però ogni anno la vedo e dico cavolo che belle, cavolo quanto sono belle, e quindi mi sono decisa, Nicole regalatene una, e quindi adesso ovviamente vi faccio vedere perché non capirete di che cosa sto parlando. Questa è la scatola e vi faccio vedere subito di che cosa si tratta. Sì, e no, oddio, come si chiamano queste, le sfere? Sono quelle sfere praticamente con la neve eccetera. Notare che è rosa, ragazzi, cioè non potevo non prenderla rosa. Adesso ovviamente quando la neve si depositerà vedrete anche che cosa c'è all'interno. In sostanza questi sono dei regali che le varie boutique Chanel, a seconda della disponibilità che hanno, regalano ai loro migliori clienti. Purtroppo non ho mai ricevuto una di queste sfere, ho ricevuto altri regali da Chanel ma mai una di queste sfere, e quindi alla fine ho deciso di acquistarla perché appunto c'è anche la possibilità di acquistarle, si trovano online, e questa finalmente mi sono decisa a prenderla ed è a tutte le bottiglie di profumo. Spero riusciate a vederla perché c'è molta luce qui, e ci sono le bottiglie di profumo, eccola, così la vedete meglio, e ci sono anche le buste. E ci tengo a sottolineare che se è una cosa prettamente invernale, natalizia, a me non me ne frega niente, resterà fuori in bella vista in casa mia tutto l'anno, ok? Poi, ah sì, non vedevo l'ora di farvi vedere anche questa cosina. Allora, questa è... Allora, inizio dal principio, Nicole, calmati, mi emoziono sempre troppo, voglio dire 100.000 cose in un'unica frase e poi non ci riesco, viene fuori un patatrac. Allora, sono andata sul sito Balenciaga a vedere se c'erano delle cosine nuove, se c'era qualcosa che mi piaceva, ed ho notato le mascherine Balenciaga, e quindi l'ho presa. Ma perché l'ho presa? Perché scrollando giù, guardavo ovviamente il materiale eccetera eccetera, ho notato che è made in Slovenia, quindi è stata fatta in Slovenia, e voi lo sapete, io ho due madrelingue, parlo l'italiano come madrelingua ma parlo anche lo sloveno come madrelingua. Con la parte di famiglia di mio papà ho sempre solo parlato appunto esclusivamente lo sloveno a casa in famiglia, mentre con la parte di famiglia di mia mamma ho sempre solo parlato l'italiano. E quando ho visto che praticamente c'era una cosa made in Slovenia, e anche la Slovenia sta soffrendo molto sia per quanto riguarda ovviamente il lato salute, sia per quanto riguarda il lato economico, sta soffrendo molto come paese, un paese piccolo, e quindi vedere che un brand come Balenciaga sia affidato alle fabbriche, insomma alla manodopera slovena, mi ha fatto molto molto piacere, e quindi ho deciso di appunto ordinarla. Adesso ve la faccio vedere, è molto molto semplice in realtà questo. Allora, non vi ho fatto vedere la scatola, c'era, mi è arrivata in realtà in un pacchetto marrone semplicissimo, e all'interno c'era questo questa carta con l'adesivo con il logo Balenciaga, e poi lanciamo, e poi c'era c'è la scatola, ok? All'interno della scatola c'è la nostra mascherina, che non è, eccola qua, è molto comoda. Qui c'è appunto il logo, per il resto è molto semplice, e c'è anche, questo mi piace molto, il ferretto sul naso, quindi si può andare ad allargare o a restringere, insomma ad adattare
al viso. Scusatemi solo se non la provo addosso adesso, ma mi rovino tutto il trucco e la sporco, quindi per il momento no, ma me la vedrete utilizzare ovviamente nei vari video su Instagram eccetera. Poi mi sono autoregalata, se riesco ad alzarli perché sono due macigni, potrei fare pesi così praticamente, mi sono autoregalata questi due libri, che ovviamente non saranno una sorpresa per voi, dopo che vi ho fatto vedere i regali, i libri che mi ha regalato De Mesa, quelli Chanel. Ho voluto ampliare la mia collezione ed ho preso quello di Saint Laurent, tutto rosa, ed è la copertina più bella che io abbia mai visto, diciamoci la verità, è anche molto molto grosso. E stessa identica cosa, ho preso quello di, che adesso vi faccio vedere, che avevo anche impacchettato e messo sotto l'albero, notare. E questo invece è di Prada. Quindi ho preso questi due macigni che ovviamente vanno ad arredare anche loro la casa. Li uso più che altro come complemento d'arredo, ma questo ve l'avevo già detto. Quindi adesso ho sia quelli di Chanel che quello di Saint Laurent e Prada, che io non so perché, ripeto, ero andata a prendere quelli fake tipo da Etsy e li ho pagati più dei libri originali, quindi cioè rendiamoci conto. Eccoli, tolta la carta, la plastica, e all'interno c'è una raccolta delle catwalk, delle passerelle negli anni. Per questo è così gigantesco, sono così giganteschi, perché c'è tantissima, tantissima roba, tantissime foto appunto delle varie passerelle. Poi altra cosina che mi sono autoregalata, mi è arrivata in questo pacchetto bianco, questo non l'ho ancora aperto ragazzi, aspettavo di spacchettarlo con voi. Allora vi faccio vedere il pacchetto, che è molto carino, eccolo qui. All'interno qui c'è scritto Chanel, questo non è Chanel moda ma è Chanel Parfum e Beauty. E qui, oh, questo non l'avevo visto, ah è soltanto, ah no, c'è la busta, presumo con lo scontrino. Sì, all'interno c'è semplicemente la fattura e c'è questo bigliettino da Chanel Olanda, e significa con i migliori, con i nostri migliori saluti da Chanel. E questo è il pacchetto che mi è arrivato, molto molto bella devo dire la collezione, il packaging natalizio con questa fascia, e devo ancora decidere che cosa farci in realtà con questa fascetta, perché è molto molto bella, e stavo pensando che potrebbe essere molto bella come si chiama, per chiudere le posate, avete presente? Così, per una cena così, non lo so, ne ho solo una però è molto carina, datemi delle idee, magari anche come fascia per capelli, non lo so. E poi questo, questa è la scatola, appunto potete vedere che si tratta di Chanel Beauty o Parfums, perché è bianca con i bordi neri. Apriamola e vi dico, non ho aperto ancora questo regalo. Oh wow, c'è il logo a mo' di sigillo. Andiamo ad aprire assieme ragazzi. Ta-da! E qui, allora, qui c'è effettivamente l'eau de parfum. Parfum, notare la pronuncia ragazzi, mia francese pessima solitamente, ma parfum forse mi riesce quasi decentemente. E questo è quello che ho preso, è il profumo Chanel numero 5. Come sapete io ho usato tanto il Misia, che è il mio profumo preferito di Chanel, non si trova nelle profumerie, si trova soltanto nelle boutique, ma mi piace moltissimo anche Chanel numero 5. Adesso che ho finito l'Inter D, il mio profumo preferito di sempre, che è di Givenchy, ho voluto prendere il Chanel numero 5, perché è una vita che uso i campioncini del Chanel numero 5, ho i mini size che mi hanno regalato nelle boutique, ma non ho mai acquistato il prodotto in full size, mi sono resa conto, ed è secondo me uno di quei profumi che, cioè, non ti penti mai di avere, perché è talmente strano, è talmente particolare questo profumo, che appunto secondo me è adatto a tutte le occasioni. C'è chi dice che è adatto soltanto alle occasioni speciali, alle serate, secondo me invece è un profumo da giorno, da mattino, da sera, io lo adoro, e cambia anche tantissimo, notato, in base al
al proprio pH, come si dice, quindi in base tutti i profumi cambiano a seconda della persona che li indossa, ma questo si trasforma da una persona all'altra, almeno questo è il mio pensiero. Ho preso la boccetta più grande che era disponibile, quindi anche perché secondo me anche come complemento d'arredo non è niente male da avere, però ovviamente lo userò, anzi spruzziamone subito un pochino così profumiamo la mia stanza con Chanel numero 5. Ok, basta adesso perché insomma sprecarlo anche no. Ta-da! Quindi ta-da! Questo è stato uno dei miei autoregali e niente, lo adoro. Adoro questo profumo e adoro la boccetta. E poi qui vedo che c'è qualcos'altro, non so che cosa sia. Penso siano dei samples perché non ho ordinato nient'altro. E quindi carini però anche nella dust bag. E effettivamente sì, ci sono. Anzi, non me lo ricordavo nemmeno, ma ho potuto sceglierli ordinando sul sito Chanel. Io vi consiglio, piuttosto che acquistare in profumeria, ordinate direttamente, appunto se volete una crema, dei trucchi o un profumo Chanel, ordinateli piuttosto dal sito Chanel, perché il packaging è imbattibile e ti fanno scegliere sempre anche dei campioncini. E questi sono i campioncini, bello che manco mi ricordavo, e questi sono i campioncini che ho scelto. Uno è Sublimage, questa è la crema occhi Sublimage, e io questi campioncini adoro portarmeli dietro quando viaggio, perché cerco sempre di risparmiare sul peso quando viaggio, e piuttosto che portarmi dietro tutto il vasetto di crema che magari è anche in vetro quindi è super pesante, mi porto dietro questi mini campioncini. Quindi sì, questo è il campioncino della crema Sublimage occhi, e questo invece è il Le Lift ed è una crema notte, questa è appunto la versione notte, quindi ottimi, molto molto carino il fatto appunto che ti regalino sempre qualcosina. Arriviamo invece adesso alla cosina, al super regalo che mi sono fatta da Louis Vuitton, ragazzi, e non è una borsa, perché di solito lo so, pensate subito che si tratti di una borsa, ma anzi sicuramente dalla box che è così sottile potete capire che non è una borsa. E se mi seguite su Instagram e avete partecipato ai vari sondaggini, mi avete aiutato voi a scegliere questa cosina, perché ero tanto in dubbio, non sapevo se acquistarla oppure no, se farmi questo regalo oppure no, e quando ho visto che a tantissimi di voi piaceva mi sono detta ok, lo prendo. Quindi poi sono andata sul sito di Louis Vuitton, ragazzi, era, cioè queste cose mi capitano sempre, era sold out in tutte le taglie tranne la mia, la small, e l'ho preso subito. Ovviamente l'ho già aperto, l'ho già provato, ragazzi, quindi perdonatemi, ma tutti i regali natalizi li ho aperti il 25 dicembre. E questa, ta-da! E questo è il mio autoregalo da Louis Vuitton, è un maglioncino, e qui c'è ovviamente lo scontrino, la fattura, e all'interno appunto c'è questo, ah sì, c'era tutto anche il nastrino che ho messo nella scatola, e questo è il maglioncino, ragazzi, è, allora, sembra un po' piccolino, calcolate però che è super elasticizzato, e appunto ragazzi questo è il maglioncino, come potete vedere ha tantissimi cuoricini, questo mi è piaciuto tanto, e c'è anche il logo monogram su tutto il maglioncino, su tutto il print. Il collo è bianco e anche i polsini, e tutto il resto ha appunto invece il logo monogram. Questo è il primo, se non sbaglio, sì, credo di sì, è il primo capo d'abbigliamento di Louis Vuitton che ho mai preso in vita mia. Non mi piacciono tantissimo i loghi così. Non lo so, forse il fatto che sia monogram mi ha sempre un po' bloccata per quanto riguarda appunto l'abbigliamento di questo brand, però questo mi è piaciuto tantissimo, forse il fatto che ci sono i cuoricini, non lo so, e penso che sia ottimo sia in inverno che in primavera, perché non è tanto grosso, è in cotone leggero, quindi è perfetto in inverno con una maglia un pochino più pesantuccia sotto, e invece appunto in primavera, anche estate qui in Olanda probabilmente potrò indossarlo, quindi sono molto molto contenta di questo acquisto, aspettatevi di vedermelo indossato molto molto spesso. Prima di arrivare al mega
Tadam! A questo Chanel, sorso del mio Starbucks. Questo è caramel macchiato, li sto provando un po' tutti per trovare l'alternativa a quello al cioccolato bianco, che era edizione limitata natalizia. Comunque ragazzi, ci siamo. Devo fare però una... Allora, intanto vi faccio vedere la box. Questa è la classica box, appunto, Chanel. Potete vedere la differenza tra moda e beauty, perché le box moda sono sempre nere con il logo bianco, a meno che voi non acquistiate dalla boutique a Parigi di Rue Cambon, perché lì invece le box sono bianche, però non hanno i contorni neri. Quindi... questa è la scatola Chanel e adesso vi dico però il casino che io ho avuto per trovare questa. È una borsa, ok? Ve lo dico subito, tanto mi conoscete, probabilmente già lo immaginavate. Anche questa mi avete aiutato voi a sceglierla su Instagram, perché vi ho messo i sondaggi e non ve li metto a caso. E ho visto che è un po' come le amiche, no? Quando gli dici, questo mi piace, che cosa ne pensi? Se l'amica ti dice, ma Nicole, ma poi, cioè, quando la metti, no? Allora dici, forse hai ragione. Invece voi, non va bene questo, ragazzi, no, sto scherzando, adoro. Vi faccio vedere una cosa, voi, sì, bellissima! E quindi io poi la compro, capito? Quindi è colpa vostra. Però è bellissima sta cosa, è bellissimo il rapporto che abbiamo, che, non lo so, c'è sempre questo scambio, no? Che mi aiutate anche voi nelle cose, mi consigliate, eccetera, mi piace tanto questa cosa. Community che abbiamo creato. E qui allora vi dico la difficoltà che io ho avuto nel reperire questa borsa e poi ve la faccio vedere. Allora, inizialmente ho contattato la mia SA di Venezia. Silvia, se mi stai seguendo, ti mando un bacio a te e alla tua bimba che mi seguite sempre. Allora, la mia SA di Venezia, Silvia, che è fantastica, l'ho chiesta prima. Lei mi fa, guarda, ne abbiamo ricevute poche, è già andata sold out, è praticamente impossibile. Io però ovviamente, cioè, io sento impossibile, per me vuol dire semplicemente è un po' più difficile, ma non impossibile, ok? Io se voglio qualcosa smuovo mari e monti di solito, non sto parlando solo di cose materiali. Allora, quindi che cosa ho fatto? Ho contattato subito l'altra SA che conosco di Milano e anche lei mi ha detto, prima Milano o Roma? Non mi ricordo. Comunque ho contattato sia la SA che conosco di Milano che quella che conosco a Roma. E non mi ricordo se uno o l'altra mi ha detto, guarda, cioè, allora, non c'è più, l'abbiamo venduta, tutte quelle che avevamo sono andate a Ruba. E ne ho ordinata una per un mio cliente qualche giorno fa, ma altre non me ne arrivano. Una o l'altra mi ha detto... posso provare ad ordinarla perché nel sistema vedeva che c'era, era disponibile ancora a Monaco e in un negozio della Francia, non a Parigi. E mi fa, guarda, posso provare ad ordinarla e vediamo se me la spediscono da quella boutique. È una cosa che spesso si fa, no? Se la tua boutique di riferimento una cosa non ce l'ha, se la fanno arrivare appunto da un'altra boutique. Quindi ho detto ok. Ci hanno provato, il giorno dopo mi hanno contattato, io, e vai! No, guarda, volevamo dirti che non le spediscono perché se ce l'hanno in qualche boutique la tengono perché sanno che la vendono immediatamente, quindi non vanno a spedirle. E io, cavolo, ma non mi sono data per vinta. Siccome mi aveva detto che Monaco è un altro negozio in Francia, no, mi aveva detto Monaco? Ah no, mi aveva detto Monaco, Bruxelles e un altro negozio in Francia. Quindi io che cosa ho fatto? Allora, qui premetto, la boutique di Amsterdam era già chiusa, altrimenti sarei andata lì, ma probabilmente non l'avrei trovata. Poi no, ho contattato anche la mia SA nel frattempo di Amsterdam, ne ho contattati due in realtà, ma non c'era più ed era impossibile da ordinare. Mi hanno detto, guarda, non c'è disponibilità, è proprio impossibile. Quindi che cosa ho fatto? Ho preso il telefono e ho chiamato la boutique di Bruxelles. Si parlavano in francese e gli ho spiegato la situazione. Guardate, io sto cercando questa borsa disperatamente in tutta Europa, ditemi cosa devo fare, cioè trovatemela. E a Bruxelles mi hanno detto, guarda, è vero che ce l'avevamo, ma non ce l'abbiamo più e quelle che abbiamo sono già riservate per dei clienti che vengono a prendersele. Quindi ok, niente, quindi che cosa ho fatto? Ho chiamato la boutique di Monaco. Anche lì mi hanno parlato prima in francese, poi in inglese, poi siamo passati all'italiano, sono fantastici. Ed ho trovato una ragazza che si chiama Marika, che io
veramente la ringrazio tantissimo perché è stata favolosa. E Marika mi ha aiutato perché neanche loro a Monaco ce l'avevano, lo so, è una storia lunghissima ragazzi, ma fidatevi che io ci ho messo un secolo a trovare questa borsa, non mi era mai capitato di avere così tanta difficoltà, ma comunque ci riesco in qualche modo. E quindi ho contattato appunto la boutique di Monaco. Questo angelo mi ha detto: no, guarda che non ce l'abbiamo, cioè ce l'avevamo ma non ce l'abbiamo più, però posso cercarla in altre boutique. Quindi è andata a vedere nel sistema dove poteva trovarla e mi fa: guarda che la vedo in una boutique in Francia, non a Parigi ma in Francia. Quindi a Monaco non ce l'ha più, a Bruxelles non ce l'ha più, ma quella boutique in Francia, non so manco io dove, in quale città, comunque deve essere una città tipo remota perché erano gli unici ad averla ancora tipo in tutta Europa, probabilmente anche nel mondo. E quindi ad un certo punto mi dice: guarda, provo a contattare la boutique in Francia, vediamo se me la mandano. Inaspettatamente me l'hanno mandata, gliel'hanno mandata e mi è arrivata. Ci ho messo un po' perché le spedizioni sono un pochino lentine, però mi è arrivata finalmente. E volete sapere il colmo? Dopo che ho fatto tutto questo giro, la mia SA di Venezia mi scrive e mi dice: Nicole, ce l'ho, sono riuscita a trovartela. Io no, ormai l'ho già presa. Quindi non solo sono riuscita a trovarne una alla fine, ma sono riuscita a trovarne due. Quindi questa è, dopo tutta questa spiegazione, non vedrete l'ora di vederla, ovviamente. E se riesco ad aprirla senza distruggere tutto quanto, perché queste box quando le apri sono veramente gigantesche, notare all'interno, ragazzi, sì, l'ho già spacchettata, non è, il pacchetto non è perfetto, l'ho già spacchettata perché vi ho fatto l'unboxing poco fa che vi metterò su Instagram. Quindi appunto voglio ricominciare a fare gli unboxing su Instagram perché è una cosa che mi piace tantissimo guardare, quindi voglio caricarli anch'io. E questo, e non ho rifatto il pacchettino benissimo ragazzi, però era meraviglioso quando mi è arrivato. E notare la camelia con i glitterini, che è speciale per il packaging natalizio, è bellissima, adoro quando fanno questi pack natalizi. E anche il fiocchetto è tutto, tutto particolare perché è tutto pieno di glitterini. Togliamo la box dalla controscatola, sarebbe questa, e vediamo finalmente che cosa c'è. Pieno, pieno di glitter, ragazzi, non so se li vedete. E all'interno, finalmente, non mi sembra vero, c'è lei. Questo è, come al solito, abbiamo la carta che appunto ho già spacchettato. Ta-taran, ta-taran, ta-taran. Io le mie solite musichette, non posso farne a meno, mi dispiace. Ta-taran. E questa è, come potete vedere, dalla dust bag, ormai lo sapete, questo significa che è un modello classico, che sono i miei preferiti e sono i modelli che io consiglio sempre di più se volete fare un investimento, perché questi crescono tantissimo di valore nel tempo. E questa, aiuto, e questa è la borsa. Ta-taran, ta-taran. E questo è il colore, ragazzi, e ditemi se non è meraviglioso. Non ci posso credere, non ci posso credere, cioè l'avevo visualizzata, lo sapevo che l'avrei trovata in qualche modo, però mi sembra ancora un po' impossibile averla tra le mie mani. Allora, questa è della collezione Cruise, perché non mi ricordo mai, l'ho cercata in tutti i modi, penso sia la collezione Cruise 2021 ovviamente, ed è appunto una media in lambskin, quindi è più delicata rispetto al caviar, è la pelle appunto più delicata, però è anche molto molto più bella e più elegante. L'hardware è color champagne, quindi è un dorato però chiaro, non troppo scuro, non troppo giallo. Come al solito possiamo aggiustare appunto la catena, si può portare sia a spalla che a tracolla che a braccio. Adoro il fatto che appunto Chanel abbia queste borse così versatili. E questo è il colore, secondo me, più stupendo che Chanel abbia fatto negli ultimi anni. Si dice più stupendo, non credo, però questo è uno dei colori più belli e più particolari perché è un azzurro ma un sottotono lilla. Secondo me è un colore ceruleo. Come lo definireste voi questo colore? Secondo me è, sì, è un azzurro cielo, quando ha piovuto tantissimo e il giorno dopo il cielo è di quel colore così forte, così
vibrante, no, non si dice vibrant in italiano, quel colore così acceso, e secondo me questa è un po' la descrizione del colore. Tra l'altro, nel monitor della videocamera la vedo più chiara, nello specchio davanti a me la vedo più scura, quindi è un po', secondo me, difficile da capire il colore, perché a seconda della luce cambia. Però appunto questa è la mia nuova baby, la mia nuova Chanelina. Non sapevo se prenderla in small o in medium, quindi la small è un pochino più piccolina rispetto a questa, però come sapete io sono molto alta, le borse piccoline, a meno che non sia per una serata, un'occasione un po' più speciale, eccetera, preferisco le borse un pochino più grandi, quindi speravo di trovarla nella media, e alla fine questa è la taglia che ho trovato, la media, esattamente quella che volevo. La forma è insomma quella di tutte le borse classiche, quindi ha la tasca qua dietro, e davanti invece c'è il logo con l'apertura, e questa è la borsa all'interno. Ci sono le solite carte, io vi consiglio di tenerle queste per qualsiasi borsa, non solo per le Chanel, qualsiasi borsa voi abbiate, se le riempite con della carta mantengono la forma, quindi è molto importante, specialmente se sono borse in pelle che col tempo tendono un po' a crollare su se stesse, tendono un po' ad afflosciarsi, ed è molto importante appunto avere qualcosina all'interno per mantenere la forma originale. E questa è una double flap. Che cos'altro vi devo raccontare? Questo è quanto, insomma sono strafelice, non mi sembra vero, e anche con l'outfit di oggi secondo me ci sta molto molto bene come colore. In realtà ho i pantaloni della tuta, tipo pigiama e pantofole sotto, però sopra sono così elegante e sinceramente sta molto molto bene secondo me anche con questo outfit. C'era un'altra cosa che volevo dirvi su questa borsa, mi sono completamente dimenticata dall'emozione di averla finalmente tra le mie mani. Comunque, questo è l'ultimo grosso autoregalo che mi sono fatta, ragazzi, per questo. Anzi no, l'ultimo mi deve ancora arrivare, che è appunto quello di Tiffany & Co, però lo vedrete prossimamente, sicuramente vi farò magari l'unboxing, vi farò anche l'unboxing, sarebbe carino. Vi piacciono questi unboxing luxury su Instagram? Magari ve li metterò tipo reels. Prima di salutarvi volevo fare solo una piccola parentesi, perché chi magari non mi conosce e vede solo questi video in cui vi faccio vedere cose molto costose eccetera, molto spesso pensano che io dia tanta importanza agli oggetti materiali, ma non è così. Questo è solo una tipologia di video, ma io non mi identifico con gli oggetti materiali, perché so che non me li porterò dietro nell'aldilà, diciamo così, ok? Cioè, non mi identifico con gli oggetti, so che sono solo oggetti, e io non mi sento migliore di nessun'altra persona al mondo perché ho degli oggetti che magari qualcun altro non ha, anche perché c'è sempre qualcuno che ha più di te nel mondo, ma in ogni caso gli oggetti non definiscono la persona. Io non sono migliore di nessuno perché ho una cosa costosa, e non ho questa sensazione perché non sono stata tirata su così, grazie al cielo. Sono cose ovviamente che mi piacciono, belle, e quindi se ho la possibilità le compro, ma non definiscono la persona che sono. La persona che sono è definita da quello che ho dentro, dall'amore che ho dentro, e dalla gioia, e dalla persona che sono, e da come mi comporto con gli altri, specialmente con le persone da cui so di non avere niente in cambio, perché da questo secondo me si vede la persona, da come si comporta con gli altri quando non può ricevere da loro nulla in cambio. Quindi niente, volevo fare questa piccola parentesi e basta. Quindi questo è quanto, mia family. Noi ci vediamo domani, sempre alle 17:30, con un nuovo video. Vi do un bacio enorme e vi abbraccio come sempre forte forte. Venite qua che vi abbraccio fortissimissimo. E vi aspetto domani, sempre 17:30, qua su YouTube. Ciao!